Un saluto a tutti, ben ritrovati con l'informazione 105 TG. Apriamo oggi il nostro giornale occupandoci del caso Covid registrato in cittadina di Sapri. Oggi è partito lo screening su tutti i dipendenti comunali. Nella giornata di ieri invece erano stati effettuati tamponi sui diretti contatti del dipendente dell'ufficio tecnico comunale, risultato positivo. Al momento si è in attesa di conoscere l'esito dei prelievi effettuati ieri. Alcune attività della cittadina però e lo stesso reparto di medicina dell'ospedale di Sapri sarebbero stati sottoposti per precauzione a sanificazione. Ma per saperne di più siamo in collegamento con il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, che anche lui è stato sottoposto a tampone. Dico bene? Buongiorno a tutti, sì, anche io che ho deciso di osservare, pur non essendo un contatto stretto, periodo di isolamento volontario in attesa dell'esito dei risultati, anche per dare una maggiore garanzia a tutti i cittadini. Questa mattina sono stati effettuati, anzi forse sono ancora in corso, ecco, alcuni tamponi, oltre 40 tamponi, quasi 50 su tutti i dipendenti del piano di zona, e ho fatto inserire anche per campione rilevante anche i presidenti dei seggi elettorali, in modo da avere un quadro complessivo. Cerchiamo di anticipare i tempi in modo da avere quanto prima un quadro generalizzato. Crediamo che nella giornata di domani, massimo la giornata di domani, dovrebbero arrivare i tamponi somministrati nella giornata di ieri ai contatti stretti del nostro dipendente risultato essere positivo, in modo da avere poi da focalizzare l'attenzione sulle azioni da porre in campo. Ha sentito questo dipendente? Come sta? Quali sono le sue condizioni? Sento più volte al giorno il dipendente, sta in buone condizioni, non accusa problematiche particolari. Lui è presso l'ospedale di Pagani, nel reparto dedicato al trattamento dei soggetti affetti da Covid-19, però per fortuna è in buone condizioni, non ha difficoltà. Si parlava appunto di alcune attività che sono state sottoposte a sanificazione nella cittadina di Sapri, è così? Sono delle attività volontarie, in quanto non partono da ordinanze sindacali, sanificazioni di sorta. Ho disposto nella giornata di ieri la sanificazione dell'edificio che ospita il comune di Sapri, quindi tutto il comune è stato sanificato nella giornata di ieri. E oggi è stata utilizzata l'aula consiliare, isolandola dal resto della struttura, per effettuare i tamponi sui dipendenti. È importante, e questo ci tengo anche a dirlo attraverso i vostri microfoni, anche l'ordinanza arrivata poche ore fa da parte del Presidente della Regione Campania, che ha firmato una nuova ordinanza con la quale si va a disciplinare e a ordinare il ripristino dell'utilizzo della mascherina durante tutto l'arco della giornata. Non più dalle 18 come era nella versione precedente dell'ordinanza del Ministero della Salute, ma nella Regione Campania da oggi vige l'obbligo di indossare correttamente la mascherina in ogni occasione al di fuori della propria abitazione. Anche all'ospedale di Sapri, insomma, si è cercato di, perché il paziente comunque ha transitato dall'Immacolata, quindi anche lì sono state fatte delle operazioni di sanificazione. Sì, anche l'ospedale ha effettuato delle operazioni disposte dal direttore calabrese, in quanto il nostro dipendente era stato già trattato anche presso la struttura ospedaliera di Sapri, quindi hanno avviato i loro protocolli di gestione e continuiamo così le operazioni. Ma ci sono anche dei tamponi eseguiti su questi titolari di attività, perché contatti stretti comunque? Non risultano tra i contatti stretti titolari di attività, sono stati effettuati su tutte le quarantene, così come ha comunicato il soggetto positivo al Dipartimento Prevenzione. Il Comune ha emesso l'ordinanza nei confronti dei soggetti individuati e sono stati somministrati i tamponi. Sì, forse c'era anche un titolare di attività, adesso non ricordavo preciso il tipo. Ecco, il comune di Sapri quando riaprirà, visto che appunto è stato sottoposto in questi giorni a sanificazione? Allora, noi stiamo aspettando l'esito dei primi tamponi,
Se riusciamo ad avere i risultati nella giornata di oggi o al massimo nella giornata di domani, riprenderemo le attività con i dipendenti, risultati essere negativi al tampone, e quindi anche io personalmente, nel momento in cui riuscirò ad avere il risultato sul mio tampone, tornerò in servizio al comune per cercare di lavorare al meglio con i dipendenti che non devono osservare il periodo di quarantena, perché ricordo non tutti i dipendenti sono destinatari di ordinanza di quarantena, quindi è una misura precauzionale. Preferiamo allargare adesso il campione per avere un'idea generale anche sul trend dei contagi, per poi ripartire nel migliore dei modi. Sono in contatto con la prefettura anche per queste motivazioni, per cercare di riprendere i servizi prima possibile, ma sicuramente in sicurezza per tutti i cittadini. Il caso comunque è circoscritto a Sapri o ci sono stati contatti che portano anche ad altri comuni del territorio? Non ci sono contatti che portano anche ad altri comuni, quindi siamo in fase di ricerca virtuale. E anche per quanto riguarda eventuali provvedimenti, visto che la Regione Campania ha assunto anche, insomma, questo per tutta la Campania, di mantenere la mascherina, quindi penso che anche al Comune di Sapri per il momento non ci sono nuovi provvedimenti, giusto? Diciamo che il provvedimento regionale già è di copertura anche per le eventuali iniziative che avremmo potuto porre in essere nella giornata di oggi. Le do un dato, ecco, in anteprima: i tamponi fatti oggi sono 62 su tutto il personale allargato che abbiamo coinvolto nelle operazioni di tampone. Quindi l'indicazione della nuova ordinanza regionale, che un po' ci riporta indietro con i tempi, è molto importante. Questo sta a significare anche che la task force regionale ritiene che su tutto il territorio della Regione Campania c'è la necessità di indossare la mascherina per eventuali contagi di caso che potrebbero verificarsi. È importante che ognuno di noi lo rispetti, e ricordiamo sempre che la mascherina si indossa anche a prescindere dal distanziamento interpersonale, dice l'ordinanza regionale. Quindi manteniamo alta l'attenzione, ma con la consapevolezza che osservando queste condizioni, questi diciamo, prescrizioni da parte della Regione e concordate con la Task Force regionale, sicuramente riusciremo a non avere nuovi contagi.